Sta arrivando. Bene. Ne ha facoltà. Mentre si prepara. Prego, senatore. Sì, grazie Presidente. Onorevoli colleghi, il testo che oggi sottoponiamo all'Assemblea propone di abolire l'istituto della chiamata per competenze, la cosiddetta chiamata diretta, e di eliminare gli ambiti territoriali come articolazione dei ruoli del personale docente della scuola. L'abolizione della chiamata diretta, istituita dalla legge numero 107 del 2015, Buona Scuola, porta a compimento un'iniziativa presentata a inizio legislatura che lo stesso Ministro Bussetti, nell'audizione sulle linee programmatiche dinanzi alle commissioni congiunte settima del Senato e settima della Camera dell'11 luglio 2018, aveva condiviso manifestando l'intenzione di eliminare questo istituto ritenuto eccessivamente discrezionale. L'attribuzione dell'incarico triennale da parte della scuola ai docenti titolari sull'ambito territoriale, detta comunemente chiamata diretta, a seguito dell'esame del curriculum del docente neoassegnato da parte dei dirigenti scolastici, ha infatti evidenziato, fin dalla sua prima applicazione, alcuni problemi di natura squisitamente giuridica. Coesistenza irrazionale nell'ambito della stessa scuola di docenti con stato giuridico diverso, titolari di scuola quindi inamovibili fino alla data del pensionamento o della uscita per mobilità volontaria, se non per perdita del posto a seguito di soprannumerarietà o per motivi disciplinari, e titolari di ambito incaricati nella scuola con contratto a termine, quindi destinati a non entrare mai nel corpo del personale appartenente alla istituzione scolastica, ma ad essere sempre gli ultimi arrivati. Per non parlare del fatto che il restante personale scolastico, educativo e data, non toccato dalla legge numero 107, rimane a tutti gli effetti titolare presso le istituzioni scolastiche indipendentemente dalla data di assunzione. Creazione di una fittizia titolarità d'ambito, unica istituzione su cui tutti i nuovi docenti di ruolo e in parte quelli che hanno ottenuto mobilità territoriale o professionale possono approdare senza che l'istituzione ambito abbia un gestore del personale, ivi compreso il potere organizzatorio in merito all'utilizzo del medesimo. Ancora, non applicabilità dell'istituto giuridico in misura uguale alla totalità dei soggetti interessati. Ne sono giustamente esclusi coloro che godono della tutela della legge 104 o di altre norme che salvaguardano posizioni giuridiche degne di particolare tutela. Ne restano poi esclusi coloro che non vengono prescelti da nessuna scuola e che sono quindi assegnati in seguito e in surroga dagli uffici territoriali del MIUR. Conseguenza paradossale: il docente col miglior curriculum vitae, ma tutelato dalla legge 104, non può essere scelto, ma sceglie egli stesso la scuola più conveniente. È fin troppo chiaro che viene meno il principio ispiratore della procedura stessa. Docenti con curriculum vitae più o meno identici possono essere scelti da alcune scuole in base a una procedura di valutazione molto discrezionale o non scelti e quindi assegnati d'ufficio su quel che resta. Per motivi molto complessi legati tanto al ciclo dell'anno scolastico, come è noto sfasato di 4 mesi rispetto all'anno solare, che all'applicazione delle disposizioni normative scaturenti direttamente o indirettamente dalle leggi di stabilità, il periodo di tempo compreso tra la fine di giugno e il primo settembre è densissimo di impegni amministrativi a tutti i livelli dell'organizzazione della rete scolastica e il dover dedicare alla procedura connessa alla chiamata diretta una larga fetta del tempo a disposizione produce inevitabilmente un effetto di compressione sulle altre procedure collegate all'apertura dell'anno scolastico che, di conseguenza, o vengono gestite in modo più sommario o, peggio, vengono proposte nel tempo invadendo per molte settimane il mese di settembre. Esempio eclatante i calendari per l'attribuzione delle supplenze sui posti disponibili a livello provinciale e di istituto. Inoltre, le percentuali di chiamata diretta nei 2 anni scolastici in cui è stata effettuata la procedura, estate dal 2016 per il 2016-2017 ed estate dal 2017 per il 2017-2018, sono talmente basse da evidenziare chiaramente come la procedura sia risultata molto poco gradita al mondo scolastico.
Infine, non a caso, in relazione all'anno scolastico 2018-2019, si è raggiunto l'accordo con le organizzazioni sindacali del comparto per la non effettuazione della procedura della chiamata diretta allo scopo di rendere più razionali e spedite le operazioni relative all'apertura dell'anno scolastico e in previsione di una profonda revisione in materia. In sede di contrattazione, infatti, è stato affermato che non era possibile attivare le procedure di compartecipazione e imparzialità nell'individuare i requisiti docenti, requisiti professionali, in base ai quali i dirigenti scolastici avrebbero potuto procedere garantendo la pubblicazione di eventuali criteri oggettivi prima della mobilità 2018-2019. È stata quindi messa in atto una procedura semplificata basata essenzialmente sul punteggio conseguito. L'approvazione del disegno di legge 763A consentirà di sancire con norma di rango primario quel superamento ora attuato in via derogatoria per l'anno scolastico 2018-2019 sulla base del contratto collettivo. Il testo è frutto di un lavoro che la Commissione Istruzione ha svolto in sede redigente a partire dal 23 ottobre 2018, quando è stata avviata la discussione dei disegni di legge 753 a prima firma del senatore Pittoni e 763 di iniziativa della senatrice Granata e altri, cui è stato abbinato anche il disegno di legge 880 di iniziativa della senatrice De Pedris ed altri. L'iter in commissione è stato arricchito dagli elementi di valutazione acquisiti nel corso di un ciclo di audizioni informali svolto nel mese di novembre 2018, nel corso del quale sono stati ascoltati i rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali, di associazioni di dirigenti scolastici e dei docenti di associazioni attive nel mondo della scuola a tutela delle persone con disabilità. A disegno di legge 763, assunto come testo base, sono stati presentati un numero limitato di emendamenti. La Commissione ha concluso la discussione il 4 luglio 2019 approvando modifiche al testo base. Il testo, ora in discussione in Assemblea, è composto da un solo articolo, composto di un solo comma, che novella la legge 107 del 2015, cosiddetta Buona Scuola, in ordine alle modalità di assegnazione del personale docente ai posti dell'organico della Le chiedo scusa, senatore, io non sono intervenuta prima però di interrompere il relatore, però devo chiedere ai colleghi di non stare al banco del governo, non costringetemi perché il governo dovrebbe stare attento a quanto si svolge in aula. Prego, relatore. Grazie. Dal punto di vista sia delle funzioni assegnate al dirigente scolastico, sia delle modalità di articolazione territoriale nei ruoli del personale docente. Con il comma 1, lettera A, si propone di abrogare i commi dell'articolo 1 della legge 107 che regolano la chiamata diretta. A ciò si aggiunge quanto disposto dalla successiva lettera H, che dall'anno scolastico 2019-2020 sottrae al dirigente scolastico la proposta di incarichi ai docenti nel quadro della chiamata per competenze. Restano confermate le restanti disposizioni in forza delle quali, per la copertura dei posti, i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni di sostegno vacanti e disponibili per assicurare il regolare avvio delle lezioni. Resta ferma anche la possibilità per il dirigente scolastico di utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli validi, percorsi formativi e competenze coerenti e sempre che non vi siano docenti abilitati in quelle classi di concorso. Si elimina il riferimento all'ambito territoriale. Con la lettera B del comma 1 vengono eliminati gli ambiti territoriali, intervenendo sull'articolo 1,66 della legge 107 che attualmente prevede l'articolazione regionale dei ruoli del personale docente per ambiti territoriali di ampiezza inferiore alla provincia o alla città metropolitana, suddivisi in sezioni separate per grado di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. A questo riguardo ricordo che con l'ultima legge di bilancio 145 del 2018 si è comunque già stabilito all'articolo 1,796 che a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale. Tale innovazione, che di fatto eliminava già gli ambiti territoriali, non era stata accompagnata però da una modifica esplicita delle norme vigenti relative agli ambiti territoriali, cosa prevista invece dal disegno di legge in esame. Coerentemente con tale disciplina, la lettera C prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 l'organico dell'autonomia sia ripartito tra le istituzioni scolastiche ed educative statali e non più tra gli ambiti territoriali.
A tale assegnazione si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Resta ferma la possibilità di assegnazione ad attività di organizzazione, progettazione e coordinamento. La successiva lettera D interviene in materia di reti tra scuole. Le reti tra scuole sono finalizzate a valorizzare le risorse professionali, gestire in comune funzioni e attività amministrative e a realizzare progetti o iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale da definire sulla base di accordi tra scuole denominati accordi di rete. Con il disegno di legge in esame è possibile costituire rete tra istituzioni scolastiche e stipulare accordi di reti tra le diverse scuole ovunque collocate, in quanto si elimina il riferimento all'appartenenza al medesimo ambito territoriale. Sempre in conseguenza dell'eliminazione degli ambiti territoriali, la lettera E sopprime la disposizione della legge 107, con la quale attualmente si sancisce che la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali. Ne consegue che la mobilità territoriale e professionale avverrà solo per scuole. Ricordo che il 31 dicembre 2018 è stata siglata un'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo triennale sulla mobilità che copre gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 e che in questa occasione è stato già stabilito che la mobilità si svolge solo per scuole. La lettera F regola il passaggio da titolarità su ambito a quella su scuola, stabilendo che il personale docente titolare su ambito territoriale, alla data del 1 settembre 2018, assume la titolarità presso l'istituzione scolastica che gli ha conferito l'incarico triennale. In questo modo si sana la situazione di coloro i quali sono stati assegnati agli ambiti territoriali a partire dall'anno scolastico 2016-2017 e sono destinatari di un incarico triennale, tenuto conto che a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale, articolo 1,796 della legge 145 del 2018. In tal modo a tutti i docenti spetta la titolarità su scuola. Segnalo che il contratto collettivo nazionale integrativo triennale sulla mobilità che ho richiamato poco fa già stabilisce che prima di eseguire la mobilità i docenti con incarico triennale, ivi inclusi i docenti con incarico triennale in scadenza al 31 agosto 2019, acquisiscono la titolarità sulla scuola di incarico. I docenti titolari su ambito, privi di incarico su scuola, sono assegnati sulla provincia. La lettera G elimina il riferimento agli ambiti territoriali da un'altra disposizione della legge 107 che così modificata prevede quindi che siano solo le reti di scuole e non più anche gli ambiti territoriali a essere definite nel rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili dalla legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La lettera E interviene sulle modalità di accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale relative alle assunzioni mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale. In sintesi, si prevede che i docenti collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli d'esame siano assunti nei limiti dei posti messi a concorso ai sensi dell'ordinaria facoltà assunzionale nei ruoli regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classe di concorso e tipologie di posto, ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione nella regione per cui hanno concorso. Rispetto alla normativa vigente si elimina il riferimento alla proposta di incarico triennale e alla preferenza per l'ambito territoriale di assunzione. Si elimina quindi il riferimento all'ambito territoriale e alla proposta di incarico relativa al meccanismo della chiamata per competenza. La lettera L, infine, modifica le modalità di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, con particolare riferimento alle assunzioni mediante scorrimento delle graduatorie esaurimento GAE. Anche in questo caso, rispetto alla normativa vigente, si elimina riferimento alla proposta di incarico triennale e alla preferenza per l'ambito territoriale di assunzione. Concludendo questa mia relazione, voglio ringraziare i colleghi tutti della Commissione che, pur nella differenza e a volte nel fronteggiarsi delle posizioni, hanno tutti contribuito a arricchire il dibattito in Commissione, ma soprattutto mi preme ringraziare tutte le organizzazioni che sono state audite e che altrettanto positivamente hanno contribuito al dibattito. Grazie.